Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Canta la Libertà. Eccoci con Vittorio Matteucci, il maestro Matteucci, che ci parlerà oggi un po' di quali sono le differenze tra il canto moderno, la musica leggera, e il musical, l'opera teatrale. Se ci sono delle differenze, vediamo quali sono. Dopo la sigla. Canta, 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 cantare in libertà. Bene, Vittorio, posso chiamarti Vittorio? Ma chiama Poi, illustrissimo Francesco. maestro, No, 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 Vittorio va benissimo. tu che, insomma, conoscerete tutti Vittorio, ma per sintesi, diciamo, il ruolo forse più rappresentativo è quello di Frollo in Notre Dame di Notre Dame, Paris. sì. Poi ci sono tantissime altre cose in TV e in teatro Certo. che ti rappresentano, quindi hai moltissima esperienza per dirci più o meno qual è il lavoro che si dovrebbe fare per diventare un cantante di musical oppure un cantante di musica leggera. Allora, per quanto mi riguarda, io penso che non ci sia una vera e propria differenziazione, perché chi canta, canta, no? Poi dipende se gli capita di cantare un'opera oppure se gli capita di cantare una canzone leggera, per così dire. In realtà la necessità è quella di interpretare in maniera corretta e originale il brano che ti viene affidato. E conoscere la tecnica, certo, sicuramente per l'opera e per il musical è richiesta una tecnica magari un pochino più, no? Che ti Più aiuti. specifica, ecco, Ah, perché la sì. gente si aspetta una grande performance da Sì, te, no? sì. Mentre siamo più tolleranti verso certe piccole imperfezioni, soprattutto per quanto riguarda la musica leggera. Esatto, sì. Però in generale io penso che l'approccio al brano debba essere proprio un approccio molto serio, molto preciso, puntuale. Bisogna studiare il brano, capire chi è l'autore. È un approccio simile per una e per l'altra materia, Sì, diciamo. come ad esempio bisognerebbe entrare un po' nel personaggio, nel carattere del personaggio che si interpreta in un'opera teatrale, allo stesso modo capire quello che dice il testo e quello che l'autore magari voleva esprimere Esattamente, e non c'è poi alcuna differenza. farlo proprio, diciamo, con la propria esperienza di vita e metterlo. Vestire il Esatto. personaggio o comunque la canzone della propria sensibilità, perché sennò poi si rischia di fare un po' la copia o la brutta copia, perché una Eh copia certo, solitamente è è sempre raro che la brutta copia copia. sia migliore dell'originale, una brutta copia dell'originale. Quindi, lo studio sia dell'origine che dell'autore, che del genere musicale che si va a affrontare, ma soprattutto la sottolineatura del testo, perché io ci tengo tanto. Tu lo sai, ci Sì. conosciamo, e per me la cosa più importante di tutti è restituire il significato delle parole. Quindi magari essere un pochino meno furibondi, diciamo, per quanto riguarda l'altezza delle note, il registro, il timbro, ma lavorare tanto sul senso, cantare le parole, come diceva un grandissimo Paolo Limiti, che Sì, forse qualcuno ricorderà. assolutamente, assolutamente sì, sono d'accordo con te, mi ci rivedo appieno su quello che tu dici. Possiamo affrontare un brano in tanti modi. Direi che c'è un modo molto tecnico, preciso, dove le note sono al posto giusto, eh? Che però in realtà risulta un po' freddino, no? Sì. Tipo, quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi. Cioè, squadrata, Sì, l'ha eh? In spartito quasi. realtà, se vuoi entrare dentro la psicologia di questo personaggio che racconta questo momento, considerando che una canzone non è nient'altro che una poesia
pièce teatrale di 3 minuti e mezzo, quindi bisogna restituire un'atmosfera precisa, che è quella che ha voluto, che ha immaginato, che ha sentito Gino Paoli all'epoca. Sì. Allora magari non cambia nulla, gli accordi sono sempre gli stessi, il tempo è sempre lo stesso, però è magari ci si chiude gli occhi, si prova a immaginare una situazione, è quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti ma alberi. Ora mi sono anche permesso una piccola variazione musicale, perché? Ma era frutto soltanto, no, di una necessità di cambiare, perché io voglio cambiare, perché voglio fare la mia, no, mi veniva così, perché magari, non lo so, la musica è imprevedibile, sì, non è mai uguale, non è mai uguale, dai, come l'opera. Però, per esempio, ecco, se proprio devo dire, Mi distruggerai, che è una delle canzoni di Frollo, sì, di Notre Dame di Paris, è rigorosissima, è un brano che va cantato così, con quel tempo, con quella, quindi lo scatto, la possibilità di improvvisazione, comunque di così, di prendersi delle piccole libertà, strettissimo. Questo può essere uno dei strettissimo. Delle differenze. L'autore vuole quella cosa là, sì, e c'è poco da fare. Quando invece il brano è ormai diventato di dominio pubblico, te lo fai, te lo arrangi, te lo giri, come un po' come ti pare. Però il rischio è quello di non farlo più assomigliare a se stesso. Io ho sentito delle versioni di Imagine, di John Lennon, che sono inascoltabili, perché sono, c'è troppa... Cioè, si è perduta quella semplicità. L'essenza, che diciamo. Imagine there's no heaven. Quella è Imagine, non è... Imagine there's no heaven. Allora Michael, mi stai cantando un'altra canzone, certo. Ecco, questo è un po' il senso. Sono d'accordo. Grazie Vittorio. Ma grazie io a te. Davvero sono onorato di averti qui nel mio piccolo canale, insomma, dedicato a chi ama la musica e il canto. Grazie. Ti ringrazio tanto per questo momento e vi do appuntamento alla prossima. Mi raccomando. Ciao. Ciao.